Ci risiamo.
Quando si grida aiuto, non c'è mai nessuno. Ha! Ti ho beccata! Ricorda, vecchio mio, per l'ultima volta, non tu, non tu. Ora dall'altra parte. Qui, Emma. Non uccidermi. Non sostituirti a chi sta più in alto di te. Ti prego, non farlo. Lo ammetto, forse lo meriterai per davvero. Finita, finita, forse è già finita. Non ancora. Ah! La senti? Sì che la sento. Un po' d'aria. Sì, ma avrei preferito mangiare. Non vuoi farmi credere di aver appetito senza aver fatto un buon condimento? Quattro passi almeno. Il budino che ti avevi promesso? Vento forte, sempre più forte. Il tempo sta per cambiare. Emma? Emma? Non così in fretta! Per fare il giro del mondo! Presente i muri, voglio la giusta illusione. Assaporare nella giusta maniera. Ah! Oh, persino aria fresca! Sta! Vecchio muro. Al di là c'è un altro inferno. Più vicino, proprio addosso. Senti? Mattoni vuoti. È tutto vuoto. Basta, torniamo. Mi sono già stancata. Ma non abbiamo fatto il giro completo. Riportami al mio posto. È qui il mio posto? Sì. Il tuo posto è qui. Sicura che sono al centro? Adesso controllo. Pressa poco. Pressa poco? Sì, pressa poco. Qui. Sono pressa poco al centro? Pressa poco. Pressa poco, mettimi bene. Al centro. Al centro. Mi sento un po' a sinistra. Adesso mi sento un po' a destra. Sento un po' in avanti. Oh, adesso mi sento indietro. Non stare lì. Mi fai paura così. Se potessi ammazzarla morirei contenta. Che tempo fa? Lo stesso di sempre. Guarda con attenzione. Guarda. Col binocolo? Non c'è bisogno. Guarda col binocolo. Vado a prendere il binocolo. Non c'era bisogno del binocolo. Sono tornata con il binocolo. Non c'era bisogno. Che fai ora? Ho bisogno della sedia. Ma bella questa. Ti sei scorciata? Voglio guardare bene, come dici tu. Beh, che succede? Che sto silenzio? Ha bisogno del binocolo. Ma ce l'ha il binocolo? Non lo avevo a portata di mano. Giusto, l'avevo detto, non ti serve. Tutto questo è di triste. E lei non se ne rende manco conto. Hai detto qualcosa? Io no. Mi pareva. Devi fare attenzione. Non me ne vorrei approfittare, ma... Quando parlo... Sì? Potrei continuare per ore così, piano. In questo modo... Sì? Mi senti? Sì. Ci sarebbe da ridere. Clara, punta in alto. Sì, Emma. Che vedi? Vedo... Sarebbe quasi da ridere. Anche lei in quel modo. Ridere? Vedo... Che cosa? Ha! Che cosa? Tanta gente. Ecco, dove erano finiti tutti quanti? Lo dicevo! Li vedo bene. Li avevo mai veduti. Beh, forse. Forse. Forse è così di sfuggita quando capita per caso. Forse. Che cosa? Vedo... Cerca di essere più precisa nei particolari. Vediamo un po'. Allora? Mi dà sui nervi quando vuol creare una chiesa. Zero. Zero? Sempre più sotto. Che freddo. Nulla si muove. Sarebbe meglio.
meglio chiudere la finestra. Nulla si muove. Quella gente è morta! Tutto è... zero! Sono zero. Ma qualcuno si sarà salvato! Chi è riuscito come noi a trovare il rifugio? Io sento sempre più freddo. Anche qui. Beh. E ancora più lontano. Mai vista una cosa simile? Che cosa? Laggiù! Il mare. Che cosa? In particolare? Che cosa? Una vela. Una pinna. Un filo di fumo. Lo fa apposta per inquietarmi. Il fanale nel canale? Lo era già. E ne stava ancora un pezzo. La base? Sì. E adesso? Più niente. Niente da piangere. Pochi anche di quelli. A migliaia, una volta. E all'orizzonte? Niente? Niente all'orizzonte? Ma cosa vuoi che ci sia all'orizzonte? Le ombre. Come sono quelle? Le ombre. Che ombre? Passa il sole. Nulla. Eppure dovrebbe essere sul punto più alto. Ho fame! Per forza deve essere così! Nulla! Cerca bene. Un accidente. Allora già no. Si ha fame anche quando quello se ne sta più in basso. Cerca in basso? No. Allora com'è? È tutto grigio! 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 Io ho capito. Non sono solo. Grigio! È oscuro. Fino a perdersi, forse. Adesso mi accade esagerare. Là, mi diceva, anche con una certa insistenza, là, guarda, regno del suo mondo senza fermare, guarda quanta bellezza, insisteva. Bei tempi, anche se non ne ho mai creduto, almeno fino in fondo, il cielo era sempre azzurro, il sole caldo, la notte breve, ma non ci credo neppure adesso, nemmeno se dai almeno un'occhiatina. Fuori. Se ti fosse sfuggito qualcosa. Clara, ce l'hai il binocolo? Sì. Riprendi, forza! Sì. C'è qualche speranza? No. Davvero così? Sì. Vuoi dire, anche tu hai deciso? Sì, ho deciso. Te ne vuoi andare? Rimani. Non posso. Vuoi farlo? Ma è inevitabile. Neppure se all'improvviso da quella finestra spuntasse il sole! Non accadrà. La fine! È un giorno come tanti altri. Sta per finire. Sta forse per finire. È già finita. I tinti si aggiungono ai tinti ad uno finché un giorno, all'improvviso, c'è il mucchio. Un piccolo mucchio, un impossibile mucchio. Non lasciarmi. Come? Non lasciarmi. Devi parlare più forte, lo sai che sono sorda. Dammi il mio calmante. Non è il momento giusto. E tu? Fai lo stesso. Il cuore sanguina, si perde il cuore, goccia a goccia. Ancora? Si piange tenderamente senza far rumore, lentamente, tanto lentamente. Più forte! Perde il tuo cuore, il pianto resta lì. Non sento! Dentro la mente. Dagli occhi, il pianto che è invisibile qui dentro il pensiero. Ti ricordi del tuo arrivo? Qui? No, ero troppo giovane, mi hai detto. Ti ricordi di tuo padre? No. Ti ricordi di tua madre? Mi hai fatto questa domanda migliaia di volte. Mi piacciono le vecchie domande. Le vecchie domande.
domande, le vecchie risposte. Che c'è di più bello finché dura? Ti ricordi di tuo padre? Ti ricordi di tua madre? Ti ricordi? Ricordati almeno di darmi da mangiare. Ti ricordi? Al principio, quando mi facevi fare le mie passeggiate, com'eri maldestra, ad ogni passo mancava poco che mi facessi scivolare a terra. Poi ho imparato da me come si fa. Sì, che lo so fare, l'ho imparata, e anche molto bene. Certa di quel che sia. Abbastanza vecchia, per esempio, di essere così. Avendo passato il tempo in cui ero veramente a terra, perché se cadi a terra, sia che ti rialzi, sia che non ti rialzi, una volta che cadi, se hai perduto l'equilibrio per le terre, vai! Oh, ti senti male? No, appena il tempo. Quella volta? Una volta in quel tempo, che non tornerà mai più. Indietro? Indietro? Sì, sì, indietro! Indietro! Indietro, non puoi seguirmi! E non ti posso lasciare! Io lo farò per te. Se mi lasci! Come farò a saperlo? Facilissimo. Tu mi fai un fischio e se io non rispondo, vorrà dire che ti avrò lasciato. Qui Tascalaso, cara, ti dimentichi una cosa. Che cosa? Tu sei sorda! Tu! Neppure di cannata all'orecchio! Ci sarebbe da ridere. Vuoi ripetere, per favore? Non vedo dire addio! È tutto molto divertente! Stop!